qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Benvenuti a tutti i telespettatori del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli. Quest'oggi ci troviamo al bar Cava Rivalta di Forlì, dove fra poco saremo per assistere a una partita dei quarti di finale di Coppa dei Campioni fra il Borin 2 President Ronco e il Pronto Poster 7 Crociari. In contemporanea a Massa Lombarda si disputa un altro incontro, sempre dei quarti di finale, tra il Bussecchio 1 Forlì e l'Andrea Costa Carpi. Nel campionato regionale di Serie 1 siamo giunti alla nona giornata e c'è una novità importante, perché il Bussecchio Forlì, sempre capo classifica nelle prime otto, lascia la testa al Borin 1 President Ronco. Cosa è successo? Il Bussecchio pareggiato Molinel, ne ha approfittato il Borin, che con la ottava vittoria, l'unica squadra che ha vinto 8 partite in 9 giornate, l'ha scavalcato di un punto. Il Maneca Febociofi, la squadra campione in carica, fa la voce grossa in casa del Pellevedi Riccione, che era stata una delle protagoniste fino a questo momento, e si riaggancia alle prime tre. Cosa è successo in questa giornata oltre a questo? La crisi nera del Circo dello Sport Ravenna, che colleziona la terza sconfitta consecutiva e quindi lascia le residue speranze di poter riagganciare la vetta della classifica. Ma c'è stato anche un grande Andrea Costa Carpi, che si guadagna una quinta piazza in classifica dopo una bellissima affermazione. Risultati e classifiche di questa giornata e poi anche la prossima che vi presentiamo. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio, si trova in via Trieste 208 a Ravenna, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto e furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati 12° campionato regionale Serie A1 trofeo NG Biliardi, nona giornata. Cadelvento Bagnacavallo NG Biliardi Castiglione 3-3. Bussecchio 2 Forlì Andrea Costa Carpi 2-4. Tex Master Novellara Pronto Poster 7 Crociari 3-3. RG Impianti 7 Crociari Sireco di Fiume 4-2. Leondoro Molinella Bussecchio 1 Forlì 3-3. Borin 2 President Ronco Asirelli Cotignola 4-2. Casinò Porto Rose, Taverna Verde Forlì, Borin 1, President Ronco 2-4. Perla Verde Riccione, Manuel Caffè Bocciofila 1-5. Bibizò Caffè Villanova, Circolo Sport Ravenna 4-2. Questa è la classifica dopo 9 giornate. Borin 1, President Ronco 24. Bussecchio 1, Forlì 23. Perla Verde Riccione 20. Manuel Caffè Bocciofila 19. Andrea Costa Carpi 17. Leondoro Molinella 16. Casinò Porto Rose, Taverna Verde Forlì 15, Bibizò Caffè Villanova, RG Impianti 7 Crociari 12, Circolo Sport Ravenna, Tex Master Novellara 11, Pronto Poster 7 Crociari 9, Asirelli Cotignola, Sireco di Fiume 8, NG Biliardi Castiglione 7, Cadelvento Bagnacavallo 5, Borin 2 President Ronco 4, Bussecchio 2 Forlì 3. Questi gli incontri della 10ª giornata in programma il 10 novembre. Manuel Caffè Bocciofila, Casinò Porto Rose, Taverna Verde Forlì, Sireco di Fiume, Bussecchio 2 Forlì,
Bussecchio 1 Forlì, Tex Master Novellara. Andrea Costa Carpi, Cade il Vento Bagnacavallo. Pronto Poster 7 Crociari, Leondoro Molinella. Assirelli Cotignola, Perla Verde Riccione. Circolo Sport Ravenna, Borin 2 Presti del Ronco. NG Biliardi Castiglione, RG Impianti 7 Crociari. Borin 1 Presti del Ronco, Bibizzò Caffè Villanova. E ora da Gorina Panni il servizio sulla weekend che si è appena concluso. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. A Passoripe di Ancona, Yuri Minocchi di Forlì si aggiudica per la terza volta una gara nazionale di selezione master. In una kermesse piena di spettacolo e bel gioco, in cui tutti i migliori specialisti delle boccette si sono esibiti davanti a un numeroso pubblico, si è imposto al riminese Enrico Rosa per 103-89. In precedenza Minocchi aveva eliminato in semifinale il bresciano Giuseppe Perucchetti, che è salito sul podio assieme al savignanese Marco Mazzarini, perfetto fino alla semifinale ma impotente di fronte a Rosa. Quinto posto per la testa di serie numero uno del tabellone, Daniele Ricci di Bellaria, per il vincitore della passata edizione, Carlo Sandrini di Reggio Emilia, e per le giovani speranze marchigiane, Daniele Frattini di Ascoli e Simone Rinaldi di Macerata, quest'ultimo poco più che ventenne, capace di eliminare negli ottavi il campione italiano master Angelo Corbetta di Forlì. Luciano Naldi, presidente provinciale del comitato Forlì e Cesena, ci commenta la grande prestazione che stanno facendo due squadre proprio di Forlì e Cesena, che sono in testa alla classifica, il Bussecchio e il Borin. E tra l'altro facciamo anche gli auguri a Luciano Naldi, che proprio oggi festeggia il suo compleanno, così ci commenta anche la giornata di oggi. Sì, festeggiamo il compleanno, lo festeggiamo in un locale come la Cava. Ci tengo molto a fare una prestazione di prestigio anche in questo locale, che è un locale storico di Forlì Cesena. Poi devo dire che sono molto ma molto contento per il comportamento delle squadre di Forlì Cesena. Fra l'altro abbiamo 7 squadre in A1, quindi un gran vanto per il comitato di Forlì Cesena, con queste due squadre che sono in testa alla classifica, come il Borin, che si sta comportando benissimo, è una vera sorpresa, perché è una squadra che nessuno, credo che neanche loro, pensavano di essere a questo punto del campionato in testa alla classifica. E il Bussecchio è una squadra che è destinata, secondo le previsioni, a vincere questo campionato. Ci fa anche un veloce accenno al Memorial Zileri che si è appena concluso. Sì, anche al Memorial Zileri i nostri giocatori si sono comportati in una maniera incredibile. Abbiamo avuto Ricci che ha perso la finale, ma già in semifinale aveva incontrato Bolognesi, un giocatore del 7 Crociari che finalmente è tornato a dei livelli che sono suoi. Poi Cicali ha fatto una gara sempre filotto, sempre attaccato al pallino, una vera gara che Cicali l'ha fatta dall'inizio alla fine sempre ad alto livello. E Ricci è il campione che sappiamo, e anche lui ogni tanto una partita la può perdere. Ha vinto l'Altini in una maniera incredibile, non facendo passare i 50 a nessuno, in questa gara è arrivato secondo. Io credo che non si possa certamente lamentare. Gilberto Forcellini del Borin 2 President Ronco. Siete la grande rivelazione della Coppa Campioni. Innanzitutto devo ringraziare per questa intervista, perché chiaramente noi siamo una squadra cuscinetto, quindi probabilmente stiamo occupando una posizione che non ci aspettavamo di occupare, almeno in Coppa dei Campioni. Noi affrontiamo questa partita con tanto
onore innanzitutto, e sperando di fare del nostro meglio, insomma, per poter eventualmente anche passare il turno. E in questo momento il Borin 1 President è in testa al campionato, sta facendo veramente delle bellissime prestazioni. Certamente, infatti la nostra prima squadra sta facendo un campionato, diciamo, eccellente al riguardo. Infatti è prima in classifica, come dicevi, e è un grandissimo gruppo, molto affiatato. Devo dire che comunque anche il nostro gruppo, pur essendo, diciamo così, non messi troppo bene in classifica nel campionato, ci stiamo comportando bene, nel senso che stiamo combattendo tutte le partite, diciamo, ad armi pari, con le squadre anche molto più blasonate della nostra. Brunaldo Ciccognani del pronto poster Sette Crociari, Cesena, detto da tutti il maestro. Un'istituzione nel biliardo cesenate. Siete qui quest'oggi per i quarti di finale della Coppa dei Campioni. Come l'affrontate? Che aspettative avete? L'aspettativa è di vincere. Affrontiamo abbastanza bene con una squadra che abbiamo battuto in campionato, però qui è un'altra cosa, la Coppa, biliardi che non conosciamo, neanche loro. Vedremo cosa succede. C'è qualche novità nel vostro schieramento? Sì, abbiamo un ragazzino di Ancona, Macerata, che promette molto bene, tutto lì. E come si chiama questo nuovo ingresso? Frattini. Il primo che andiamo a seguire in bocciata è Gianluca Bianchini, che ha un compagno d'eccezione, il campionissimo Brunaldo Ciccognani, e dovrà affrontare Luca Bresciani e Daniele Tisselli. Questa è la prima bocciata della sfida fra il Sette Crociari e il President. Parte con il realizzo di 2 punti il giocatore del pronto poster Sette Crociari. Al debutto di bocciata Jacopo Taioli, sempre dalla squadra del pronto poster Sette Crociari, il giocatore cesenate va a vuoto, ma attenzione, il pallino sembra volergli dare una consolazione da 2 punti, un birillo. L'avversario è Stefano Giannoni. E ora seguiamo Angelo Franceschini, gioca assieme a Mattia Bugli, sempre del pronto poster Sette Crociari. Parte anche lui con una bocciata da 2 punti, quindi 3 bocciate, 6 punti per il pronto poster Sette Crociari, 3 volte un birillo. Gli avversari da affrontare sono Manuel Ricci Puti e Gilberto Forcellini. Va subito all'attacco Jacopo Taioli. Colpita la boccetta rossa dell'avversario, ma non indirizzata verso i birilli. Le due squadre hanno rappresentato nei primi turni della Coppa dei Campioni la grande sorpresa, avevano dei confronti molto difficili e sono riuscite ad eliminare test di serie. Seguiamo una grandissima giocata di Stefano Giannoni, che si presenta con un 16 straordinario e stacca già il giocatore del Sette Crociari 16-2. Il Borin 2 presidente si è preso il lusso di eliminare la 36 numero 3 Tex Master Novellara, e il pronto poster ha messo fuori il casino Porto Rose Taverna Verde Forlì. Nel frattempo Jacopo Taioli ha cercato la ribattuta di rimessa con un calcio sul pallino, ha realizzato 4 punti, si è portato a 6, 16 per il suo avversario. Alla tre sponde Stefano Giannoni ha già fatto un 16 straordinario, stavolta si gioca qualcosa perché lascia sul campo 4 punti, un tiro sbagliato nella direzione che cerca con l'ultima di rimettere un po' a posto. Nel frattempo Taioli si è portato 10 e stavolta per Giannoni va un po' meglio, si guadagna se un altro l'accosto e la prima bocciata sul 18-10. E questo è il primo tiro di bocciata di Giannoni. Arrivano per il giocatore del presidente 2 punti e quindi il punteggio è fissato sul 20-10 in favore appunto di Giannoni. Debutto di bocciata per Gilberto Forcellini, 2 punti subito e niente più. 4-2.
costo a braccio alto per Brunaldo Cicognani. Se ne va la rossa e la bianca è attaccata al pallino. Ottima giocata. L'attacco di Manuel Riciputi non va. Eccolo l'additivo di Taioli, sempre tre sponde, entra troppo e lascia il punto rosso. E dal pallino regalato da Taioli sono 12 i punti guadagnati da Giannoni attraverso lo sbirillamento che avete potuto vedere, e quindi Giannoni si porta avanti 34-10. Sotto calcio sbracciato per Jacopo Taioli, un po' troppo sbracciato, va a vuoto, e questo è un altro colpo sbagliato che dobbiamo in qualche modo commentare da parte del giocatore del Sette Crociari, che ci riprova. Sembra la fotocopia di quella precedente, qualcosina di meglio ma poco. E ora si affida alla tre sponde, visto che il sottocalcio non ha funzionato. La tre sponde qualcosina di meglio fa, ma niente di più che alzare il pallino e essere alla mercé del suo avversario. Stefano Giannoni, un tiro a forza ridotta per far birilli e prendere il punto, e invece succede solo che si prende il punto, e adesso non sarà facile farne più di tre. E Giannoni, come vedete, si ripete. Prima aveva fatto 12, stavolta ne fa 10 e comincia ad essere un vantaggio consistente quello che ha messo insieme il giocatore del Boring 2 precedente. 47-10. Gianluca Bianchini, 8 punti già realizzati con questi primi passaggi sul castello. Arriva un altro birillo, 10-26-4 il punteggio. Arriva una giocata a tre sponde di Taioli che conquista un birillo da 4 punti, 14-47. Due sponde per Stefano Giannoni, che manca una grossa opportunità per realizzare, e si posiziona un po' a rischio perché la boccetta rossa appena sopra la mezzeria è un invito per il suo avversario, che comunque cerca di andare di calcio per mandare il pallino sul castello. Altri 4 punti per Jacopo Taioli, che comunque si gioca una boccetta senza costo. Si porta a 18, mantiene una boccetta di vantaggio. Forcellini, il primo filotto, al terzo tentativo arriva, anzi ne arrivano 10 di punti, e quindi siamo sul 21-2 per la coppia del Boring 2 precedent. Giannoni si gioca l'ultima in attacco, una tre sponde. Attenzione, perché Giannoni ne fa altri 12 e sommati ai 16 iniziali sono già 28 punti di rimessa. Un bell'andare per il giocatore del Boring 2, che conduce 59-18 nei confronti di Jacopo Taioli. Lunga corta in appoggio sulla rossa, un appoggio che non c'è, sarà costretto a giocare in accosto l'ultima, anzi cavallerescamente il suo avversario gliela concede, la bocciata sul 20-59. E Taioli, come vedete, è il classico bomber con le polveri bagnate. Non è con questi tiri che si può far strada una partita che è nata male, in cui il suo avversario ha già fatto 28 punti di rimessa e ora ci riprova di nuovo, e Giannoni, come vedete, è in palla. Altri 12, 71-20, un Giannoni fuori misura, un Taioli per il momento fuori completamente dalla competizione, che ci prova con queste due sponde. Niente da fare neanche in questa occasione. Luca Bresciani, secondo pallino, molto simile al precedente, 2-0 consecutivo per Bresciani, 7-27.
per mano e ricevuti l'occasionissima di andare a rispondere sul pallino. Ben eseguito questo tiro, altri 8 punti i primi di rimessa di questa sfida di coppia, e c'è un allungo abbastanza importante per la coppia del precedente, 29-2. Un tentativo di Daniele Tisselli sbagliato. Il quarto pallino di Stefano Giannoni, una esecuzione quasi capitale, perché con questi 10 punti si porta sull'83-20, un Taioli esterrefatto di fronte a queste continue realizzazioni del suo avversario. Finora non è riuscito a contrapporre che 3 tiri di rimessa da 4 punti ciascuno e 2 bocciate sbagliate, addirittura 4 punti persi. E per Stefano Giannoni c'è anche l'occasione di giocarsi un sottocalcio che però non riesce, e questa è una prima occasione in cui poteva già far partita il giocatore del Borin President, mancata grossolanamente. Con l'ultima Giannoni va all'attacco e va a segno anche con questa, altri 8 punti. Un Giannoni che ha fatto veramente le cose in grande, ben 48 punti di rimessa, e con questi ultimi 8 si è portato sul 91-20. Per Taioli delle possibilità di recupero affidate ad un bel colpo, e questi sono 12 punti guadagnati sotto calcio molto bene da Jacopo Taioli. Si porta a 32, il giocatore del pronto poste, ma la strada è veramente ripida per recuperare. E questo è lo splendido Bianchini del 7 Crociari, che guadagna altri 8 punti e fissa il punteggio sul 36-7. Taioli prova un tiro un po' inaspettato, la classica raspona per vedere dare una svolta alla partita, ma va a vuoto anche questa soluzione. Tiro ad allargare che produce sul campo un effetto interessantissimo per Giannoni, 2 boccette rosse in prossimità del pallino, e l'ultima di Taioli, eccola qua, che cerca di avvicinarsi il più possibile al pallino andando di fianco, presta sicuramente al suo avversario una soluzione ottimale per farne 3, come si incunea e tocca la bianca e se ne va. Ma per Giannoni basta anche l'accosto semplice, l'importante era guadagnare il pallino per bocciare sul 93-34. E Giannoni chiude in bellezza, attenzione perché potrebbe arrivare anche lo strike in questo tiro. Alla fine deve contarsi di 10, ma merita sicuramente un 10 per la sua partita. Stefano Giannoni che vince 103-34 e porta in vantaggio il Borin 2 nei confronti del pronto poste 7 Crociari. Terzo pallino per Luca Bresciani, e arriva per giocatore del Borin 2 il primo filotto. Dopo 2 passaggi a vuoto, questo filotto fissa il punteggio sul 17-36. Punto importante che sarà assegnato attraverso questa misurazione dell'arbitro provinciale di Forlì, Stefano Stagnani. Per il rosso un secondo pallino consecutivo guadagnato dopo accurata misurazione, che dà la possibilità a Luca Bresciani di cercare di ripetersi. In precedenza ha fatto un bel 8 e ora sul 19-36 ci riprova. Il risultato non sembra identico e in effetti sono solo 2 punti. Cicognani fa girare tutto e si guadagna l'accosto e la possibilità con l'ultima di un calcio veramente invitante in mano a Gianluca Bianchini sul 36-21. Con l'accosto già guadagnato è una bella occasione per allungare. Ecco il tentativo di Bianchini,
4 punti guadagnati più i 2 del costo sono 6 totali, e quindi per Bianchini la boccetta è sul 42-21. E Bianchini ora ne fa altri 4 di bocciata. Punteggio fissato sul 46-21 per la coppia del pronto posto 7 crociari. Terzo pallino consecutivo guadagnato dalla coppia del pronto posto 7 crociari, e qui c'è il sorpasso. Dopo un lungo inseguimento con questi ultimi 10, Franceschini e Bugli passano avanti 42-33. Troppi errori in accosto per Manuele Ciputi e Gilberto Forcellini hanno sanzionato questo sorpasso della coppia del pronto poster. La coppia del precedente ora di calcio realizza un birillo Forcellini, e stavolta di buono è che non ha perso la boccetta di vantaggio, 37-42. E la giocata di Gigogliani sta dando i suoi frutti, perché come vedete Daniele Tisselli non riesce a prendere il punto con 2 boccette. Questa è la seconda, la prima sbagliata ancora più grossamente, consegna alla squadra del 7 crociari la possibilità di guadagnare l'ennesimo pallino, e Cicognani come vedete non si avventura e va al tentativo dei 3 di colore con una 5 sponde, che però non mi sembra abbia dato i frutti desiderati. Comunque il pallino c'era, non c'era stata la tentazione dell'avventura di andare a un tiro di rimessa, quindi boccia di nuovo Bianchini sul 50-21. Gianluca Bianchini, 2 punti subito, attenzione, possibilità di rientro del pallino, rientro che non c'è. Bianchini, questi 2, fissi il punteggio sul 52-21. E ora Forcellini mette segno alla bocciata del controsorpasso. Arrivano 10 punti per la coppia del Borin 2, precedente, e conduce ora 49-42. E l'ultima di Brunaldo Citognani è una chicca che è un po' pericolosa, perché cercava il sottocalcio sbracciato, non è riuscita questa giocata Cicognani, una delle poche, perché finora aveva strabiliato un po' tutti con giocate sensazionali. Il rosso ha sul campo già l'accosto guadagnato, può anche rimpinguare il punteggio con un eventuale tiro a 3 sponde, ed è quello che cerca di fare Daniele Tisselli. L'accosto non è in pericolo, però bisogna comunque colpire bene con la bianca, e invece non la tocchiamo per niente e ci accontentiamo di solo 2 punti e la bocciata sul 23-52. Bresciani ora va a segno e si porta sul 33. Dopo questi 10, la coppia del Borin President Ronco 52, quella del 7 crociari. L'ultima di Riceputi, 2 sponde in appoggio sul pallino, come si muove un po', sono 5, ci si muove troppo, rimangono 3. I punti sono 3, la bocciata è sul 52-42, 10 punti di margine per Forcellini e Riceputi, e adesso ne fa 6. Forcellini, Riceputi 58. Pugli, Franceschini 42. Bianchini, attenzione, passa in mezzo, ma stavolta il rientro è un po' più vicino, invece no, solo 4 per Bianchini, 61-33. Angelo Franceschini, 2 sponde in appoggio sulla rossa, ma appoggio troppo leggero per farne di più di 2 di accosto e bocciata, che seguiremo sul 44-58. La risposta di Angelo Franceschini, un bel 10,
54-58, pallino a mezz'aria che in più di una circostanza ha messo in difficoltà i giocatori della squadra del precedente. Luca Bresciani, secondo 10 consecutivo, si porta sul 45, anzi arriva il primo 12 per Bresciani che si porta quindi sul 47-61. Manuel Ricciputi mette segno un colpo importantissimo, 12 punti di rimessa, l'accosto c'era già e la poggiata per Forcellini è sul 72, siamo già al match ball. Ed eccolo qua, Forcellini che va a segno con un 10 ed è vittoria 82-54, 2-0 per il Boring 2 President nei confronti del pronto porter 7 crociari. Sette crociari che si è affidato fino adesso a Brunaldo Cicognani che fortunosamente stavolta porta a casa un pallino con una tre sponde d'effetto e la bocciata di Bianchini sarà sul 63-47. E Bianchini sbaglia per la seconda volta l'esecuzione del tiro di bocciata e quindi rimane ancora in bilico questa partita, anche se sette crociari conduce con ben 16 punti di margine quando gliene mancano 17 per chiudere. In mano a Cicognani tiro dell'eventuale partita che non arriva, perché qui il punto è ancora da prendere. Con l'ultima Cicognani va alla due sponde per farne tre ed eccoli qua i tre di accosto per la bocciata sul 66-47, decimo pallino guadagnato da Cicognani. Bianchini, e Bianchini è un po' calato perché negli ultimi non ha fatto più filotto e fa due, si porta 70-47, un segnale un po' preoccupante per la coppia cesenate che aveva la partita in pugno, ma dovrà ancora soffrire se va avanti con questi tiri. Cicognani, 4 sponde senza effetto e di effetto proprio non ce n'è neanche sul campo, perché adesso si copre ulteriormente l'accosto per la coppia cesenate. Costretto ad andare all'attacco Cicognani, attenzione perché qui si riapre l'incontro, anzi si stravolge l'incontro, sono 24 punti persi e quindi per il 7 crociari la situazione diventa precaria, ma in maniera esorbitante. Dopo questo karakiri inaspettato di Cicognani, il President conduce 71-68 e ha tre boccette in mano contro una sola degli avversari. Bianchini sicuramente comincia a mettersi le mani nei capelli, visto e considerato che nelle ultime 5 non ha fatto i birilli che gli avrebbero dato già la partita, perché adesso con questa giocata può solo tamponare una situazione, ma la partita è notevolmente compromessa con tre boccette. Prevedere di fare partita è abbastanza facile. Vediamo Bresciani che si gioca la due sponde, come si appoggia sulla bianca, rimane lì con la rossa e il colore è praticamente fatto. Qui poteva giocare anche un po' più sostenuto per allargare un po' il gioco e creare più spazio per le prossime giocate, ma veramente che sussulto inaspettato. Un Cicognani che aveva giocato splendidamente ha vanificato la sua prestazione con 24 punti persi che hanno lasciato sgomenti un po' tutti i tifosi cesenati, ma non solo, anche i più neutrali. L'ultima di Daniele Tisselli come obiettivo, quello di alzare un po' l'ultima rossa per fare il colore,
oppure di togliere la bianca, di colore non se ne parla, di 5 sì, quindi anche questa è un'occasione buttata al vento per avvicinarsi alla vittoria, perché sul 76 non basta il birillino. Ma Bresciani, come vedete, sul più bello manca la bocciata e quindi le occasioni buttate al vento cominciano a diventare tante. 68 pronto post, 76 Boring 2 President, adesso gioco alto. La scelta della Coppa Cenate è di andare sul pallino e Bianchini, che aveva già dimostrato di non essere al 100% in palla nell'ultima bocciata, sbaglia pure questa. Alla fine una consolazione, i primi due punti di rimessa per la coppia Cesenate arrivano da questo tiro sbilenco sul pallino, si porta 70 e adesso tocca a Cicognani che va di calcio come in qualche modo avevo io preannunciato. Cicognani, il calcio non è sicuramente eseguito al meglio e quindi di match ball ne vedremo degli altri. Ci avviciniamo alle giocate decisive. Bresciani, boccetti di vantaggio, tre sponde con cui rimane abbastanza distante dal pallino e molto esposto per un eventuale tiro di rimessa degli avversari. E Cicognani ci prova con il sottocalcio. Prende di prima passata, attenzione, perché qui non c'è la forza, ma poteva far partita se arrivava con più forza. No, forse no, perché gli otto non sarebbero bastati. In ogni caso il punto adesso è bianco, il bianco che non è messo benissimo perché ha la boccia di ritardo e soprattutto c'è una bianca in prossimità dei birilli. È fondamentale prendere il punto. Daniele Tisselli si gioca la tre sponde e come vedete punte preso, mantiene la boccia di vantaggio e consegna una patata bollentissima ad Gianluca Bianchini che con l'ultima può sicuramente cercare l'incontro con un tiro di rimessa, ma deve far 12. Se la gioca in attacco Gianluca Bianchini, serve il 12, non arriva granché. Attenzione, qui adesso il President ha in pugno l'occasionissima di andare sul 3-0. Siamo già sul 78 perché l'accosto conquistato gli dà questa opportunità. Daniele Tisselli va al calcio, come tocca quella bianca e fa un birillo, è partita. Diversamente sarà Bresciani che dovrà chiudere con la bocciata. Tisselli chiude con questi 4 punti di rimessa, 80-70 per la coppia del Boring President, che chiude il primo tempo sul 3-0 la squadra forlivese. Il pronto poster ha creduto fino in ultimo di poter vincere questa partita, ma poi alla fine il maestro della squadra Cesenate ha fatto il tiro più, diciamo, negativo che si potesse, meno 24, ed è cambiato tutto quanto. E quindi apprestiamoci a seguire un secondo tempo che sicuramente vede una situazione molto più agevole, il Boring 2 President. Distributore Bayfin, Forlì, via del Partigiano 12. Gommista Tagliandi, Elettrauto, nuovo autolavaggio. Responsabile Danilo Cortecchia, telefono 333 83 23 032. Polifemo Quadrati, dove hai messo il candelabro?
Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Prima che in campo, la nuova stagione passa da Sport Center. A Pieve Sestina, abbigliamento e calzature per lo sport e il tempo libero. Borin 2, President 3, pronto poi a crociare il 0. Il secondo tempo parte con la bocciata della squadra appunto di Ronco, con Leonardo Draghetti che dovrà affrontare Fabrizio Ricci. Eccolo il tiro di Draghetti e parte con un 10 il giocatore del Borin 2 President. Anzi, parte con un 12. E questa è la risposta di Luca Franceschini della squadra cesenate, che invece di Birilli ne fa nessuno. L'avversario Vincenzo Ambrosecchia. Debutto per Daniele Frattini, schierato per la prima volta in questa Coppa dei Campioni, grande protagonista in quest'ultimo weekend, il giocatore marchigiano. Parte con un 12 l'avversario Franco Collinelli. E per chiudere il 7 crociari schiera Richard Gagliandro, che come vedete di Birilli non ne fa pure lui. L'avversario per il President, Fabio Petrini. Draghetti all'attacco dopo il 12 iniziale. Attenzione, perché come vedete ne fa altri 4. 16-0 per Draghetti nei confronti di Fabrizio Ricci. Fabio Petrini, che gioca tra presa di vantaggio, ma ora va ancora di rimessa a tre sponde. Anche questo è un tiro che non è propriamente eccezionale. Daniele Frattini si avvia a conquistare il secondo pallino consecutivo, cosa che invece, come vedete, non si verifica, perché sbaglia Grossone, mentre un accosto due sponde e lascia a Franco Collinelli l'opportunità di bocciare per la prima volta sul 2-12. Il pallino di Collinelli, 0 punti, 3 punti di accosto per Vincenzo Ambrosecchia, e poi questa bocciata con relativo rimpallo e poi 2 birille battuti. Sono 6 punti, 9-0 per Ambrosecchia nei confronti di Luca Franceschini. Gagliando ne fa 3 e boccia per la seconda volta. E ora va a segno con un realizzo da 8 punti, 11-0 per Richard Gagliandro nei confronti di Fabio Petrini. Un accosto da conquistare, due sponde in appoggio e il pallino scivola verso la bianca. E arriva il secondo pallino, giocatore del pronto porta 7 crociari, e Franceschini va a segno. Con questo filotto passa a condurre. 10 punti di Franceschini, che quindi conduce 12-9. Secondo pallino per Franco Collinelli, che si trova distanziato da un tiro micidiale di rimessa di Frattini, che ha realizzato 8 punti, si è portato su 20-4, e ora questa ribattuta di Collinelli, che col filotto si porta su 12-20. L'attacco tre sponde di Luca Franceschini, splendida giocata, 4 punti guadagnati. Franceschini si porta su 16-9. Va alla bocciata per la seconda volta Renato Draghetti sul 19-4, e Draghetti stavolta paga pegno. Sono 8 punti persi dopo questo rimpallo anche un po' sfortunato, ma per un 7 crociari che è sotto 3-0 servono qualche
qualcosa di straordinario per ribaltare la situazione, e questo sicuramente è un colpo inaspettato da Draghetti, che sbaglia la bocciata. Ora Ricci ne ha 12, Draghetti 19. Fabio Petrini 5 di colore, 0 di bocciata, 9 e 11 punteggio. Con questo tentativo a due sponde, Vincenzo Brosecchia va al tentativo di guadagnarsi la bocciata e ce la fa. Secondo pallino per Ambrosecchia da bocciare sulla 11 a 16. E Vincenzo Ambrosecchia mette a segno un tiro da due punti. 13 Ambrosecchia, 16 Franceschini. Per Franco Colinelli una buona opportunità, quella di guadagnarsi di nuovo il pallino, che arriva e quindi boccerà di nuovo su 14 a 20. Colinelli, altri due punti, 16 a 20. Franceschini all'attacco, tre sponde, bersaglio colpito ma non nella maniera sperata. Brutta questa di Vincenzo Ambrosecchia, cercava il colpo a risalire e dopo tre sponde tocca la prima bianca dopo due e si mette nei guai. Ci prova anche con l'ultima e va a prendere un pallino che era in mezzo a due bianche per farne otto. Un gran colpo questo di Ambrosecchia, che allunga, si porta a 21-16, ma ora non ne ha più, e quindi per Luca Franceschini ci sono delle possibilità ingenti di ripassare a condurre. Luca Franceschini, lunga corta, appoggio sul pallino che non riesce, e questa è sicuramente una grande occasione che costringe il giocatore Cesenate a giocarsi di nuovo lo stesso tentativo. Se passa liscio sono guai, e in effetti sbaglia anche questa e consegna il pallino al suo avversario. Doppio errore, un po' inaspettato questa debacle di Franceschini, che lascia ad Ambrosecchia un pallino gratuito e soprattutto non realizza quando l'occasione era ghiotta. E come vedete Ambrosecchia ne approfitta per farne 10, e questo è una punizione atroce, anzi ne fa 12 Ambrosecchia e si porta sul 35 a 16. Il giocatore della Borin 2 President Franceschini ha commesso una banalità e subito è stato punito dal suo avversario. Draghetti, la terza bocciata, non va. Draghetti 25, Ricci 14. E questo Franco Colinelli non scherza in accosto, perché dopo aver subito il 12 iniziale dal suo avversario di bocciata conquista il quarto pallino consecutivo e boccia con solo due punti di ritardo. Attenzione, perché Colinelli adesso ne fa anche 8 di bocciata e quindi completa la rincorsa con questo sorpasso 26 a 20. Un Frattini che aveva iniziato con un 12 esemplare di acchitto, poi ha fatto anche 8 punti di messa, ma non ha più preso il punto per guadagnarsi il diritto alla bocciata, lanciando di conseguenza il suo avversario. E anche Petrini va in avanti. Dopo l'accosto arrivano altri 8 punti, 22 e 11 per il giocatore del Borin 2. E questo è Ambrosecchia che va ancora al tiro sul pallino, ne fa altri 4, 42 Ambrosecchia, 16 Franceschini. Fabio Petrini all'attacco, era perso la boccetta di vantaggio, con questi 4 punti si porta ad un punto solo da Gagliandro, che conduce 27-26. Richard Gagliandro si avvia a conquistare due punti di accosto e la bocciata sul 29-26. Va alla tre sponde Vincenzo Ambrosecchia, sfiora il realizzo
in lontananza la bocciata di Leonardo Draghetti, che sul 27-22 boccia per la quarta volta. Attenzione, perché stavolta ne fa altri 10 e quindi conduce 37-22, 12 addirittura, e quindi siamo sul 39-22 per il giocatore del Pori, President Ronco. Attenzione per Luca Franceschini, un tiro di rimessa non riuscito, gli rimane l'accosto per bocciare sul 18-42. Niente da fare, Franceschini va a vuoto di bocciata, rimpallo meno 6, e con questi ulteriori punti persi si avvantaggia il giocatore del Borin President 48-18. Attenzione per Franceschini, un altro guaio. Questi sono 8 punti persi che vanno sul suo avversario, 56-18 per Ambrosecchia. E questo è Fratini che di bocciata, come vedete, ci sa fare, però per questa circostanza dobbiamo anche dire che per la seconda volta solo conquista il titolo a bocciata. Gli basta per tornare avanti, 32-26 per il giocatore del Pronto Porto Sette Crociari nei confronti di Franco Colinelli. Situazione difficilissima per il Pronto Porter Sette Crociari. Franceschini paglia pure questa, è sotto 56-18. L'avversario Vincenzo Ambrosecchia si trova a disposizione due tiri ulteriori. Va alla due sponde, lunga corta. L'incoccio della bianca arriva, ma non è perfetto. E ora Brogecchia va al tentativo di realizzarne 3 e la bocciata sarà sul 59-18. Ambrosecchia altri 4 punti, 65 Ambrosecchia, 18 Franceschini. Bocciata per Draghetti sul 41-22. Altri 10 punti, 51-22. Mentre va di calcio Franceschini, che ne fa 16 e si porta quindi sul 34-63, segni incoraggianti, ma fino a un certo punto, perché il Sette Crociari è veramente in una situazione precaria, perde 3-0, deve vincere tutte e non sembra avviato su questa falsa riga, visto che in due è sotto di brutto. L'occasionissima di Vincenzo Ambrosecchia, un margine di 29 punti che può crescere dopo questo giocato in accosto. Eh sì, c'è un accosto abbastanza facile da conquistare, che invece non c'è. E qui si può riaprire questo incontro, perché è un regalone questo di Ambrosecchia, che aveva un pallino da conquistare che sembrava veramente facile. E invece il pallino lo boccia Franceschini sul 36-63. E Franceschini ne fa altri 2, 38-63. Boccia di nuovo Leonardo Draghetti, ma qui la bocciata si è un po' annacquata nelle ultime 2-0. E Draghetti conduce 53-22, ma ha dato segnali preoccupanti negli ultimi tiri. Gagliandro, un altro filotto per staccare ulteriormente Fabio Petrini. Anzi, alla fine sono 10 punti di Gagliandro, 39 più 10, 49, mentre Petrini ne ha 28. Non può più commettere errori Franceschini, va alla tre sponde. Arriva l'ennesimo pallino per Luca Franceschini, con 3 di accosto, boccia sul 41-63. E ora per Franceschini arriva anche un bel 10 e prende corpo una possibile rimonta, 51-63 per Ambrosecchia. Il tiro più importante è quello che fa Luca Franceschini, una tre sponde in appoggio sul pallino per il recupero, che invece non arriva, anzi 4 punti persi sommati ai 6 precedenti sono già 10 punti regalati.
e per Ambrosecchia una iniezione di fiducia ulteriore, visto che stava subendo un po' questo recupero di Franceschini. Ora Franceschini va di nuovo alla Trespolde, ne fa 4, quindi recupera i 4 punti regalati, si porta a 55, Ambrosecchia ne ha 67. Eccolo Ambrosecchia che va all'attacco, un tiro importantissimo che, come vedete, consegna altri 8 punti al giocatore del Borin, che quindi ora ne ha 75. Per Ambrosecchia il calcio si avvicina, la vittoria per il Borin President per ora con questi 4 punti guadagnati da Ambrosecchia. Siamo su 79-55. Questo è Richard Gagliandro, sembra l'unico ben intenzionato del Sette Crociari, ma con questa bocciata, come vedete, anche lui vuole rilanciare il suo avversario. Sono 8 punti persi di bocciata, una novità per Richard Gagliandro, che è un bocciatore molto qualificato. Petrini si porta a 36 dopo questi 54. E qui abbiamo avuto un ulteriore sussulto, perché fuori inquadratura Vincenzo Brosecchia ne ha fatto 16 e più l'accosto, e quindi boccia sul 97-55, e ci avviciniamo ai titoli di coda, perché con due birilli il Borin 2 President va alla chiusura, ed eccolo qua, 4 punti per Ambrosecchia che chiude 101-55, ed è il Borin 2 President a qualificarci per le semifinali. 4-0, il Borin 2 President si dimostra squadra di Coppa dei Campioni. Dopo aver eliminato la terza di serie numero 3, il Textmaster Novellara, fa secco anche il pronto Pozzo Sette Crociari, che partiva da una posizione di classifica più privilegiata, ma stasera ha sbagliato tutto, e quindi è il Borin 2 President che si accingerà a disputare le semifinali. E continua il grande momento del presidente Ronco, perché con la prima squadra in stato al campionato, con la seconda fa cose straordinarie in Coppa dei Campioni. E dunque il Borin 2 fa la sorpresona della Coppa dei Campioni, e quindi in semifinale andrà ad affrontare la vincente fra Circolo Sport Ravenna e Perla Verde Riccione. Nell'altro quarto di finale invece il Buscecchio si è sbarazzato dell'Andrea Costa Carpi, vincendo 4-1 a Massa Lombarda, ed in semifinale andrà ad affrontare la vincente del quarto di finale fra i campioni regionali Mane Caffè Bocciofilo e Leon d'Oro Molinella. Due incontri che vi metteremo a disposizione nel prossimo anno, perché la Coppa dei Campioni come semifinale partirà dal 27 di febbraio. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il tironzolo della serata non possiamo che darlo al tanto celebrato Brunaldo Cicognani. In un momento dove la partita serviva in qualche modo un gioco di contenimento, lui è andato all'attacco, sbagliando completamente e lasciando 24 punti, che hanno voluto dire la sconfitta e soprattutto alla fine del primo tempo un'ammazzata per i Sette Crociari, che poi non si è più rimesso in corsa. In una serata dove il matatore è stato il Borin President e soprattutto Stefano Giannoni, vogliamo dare un premio a Manuel Ricciputi, perché la partita forse più complicata del primo tempo era quella vinta dalla coppia Forcini-Ricciputi, e lui è riuscito con un 12 punti in un momento cruciale a mettere segno un colpo a due sponde perfetto, che ha dato il là alla vittoria poi della squadra del Ronco. E per la decima giornata del campionato regionale di Serie A1 andremo ad assistere all'incontro della prima in classifica. Andremo al Ronco di Forlì, al President Park, ad assistere all'incontro tra il Borin 1 President che sfida il Bibizzò Caffè Villanova. Un cordiale saluto da Stefania Ceccarelli. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo.
sono gioco al biliardo, non è di grande compagnia, ma il più simpatico non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia, che noi a calmar, che noi alla sera veglia si calmar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.